Un inizio di grande affanno, le cose ora stanno cominciando a marciare? Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'invito, grazie per questa opportunità. Esattamente, abbiamo avuto purtroppo un giorno, diciamo così, con difficoltà create agli utenti, il primo di aprile, del quale tutti sanno, è nato in un contesto di grave disagio per l'istituto, da più punti di vista, come ho avuto modo di spiegare, e del quale mi scuso. Dopodiché, dal 2, dal 3, i giorni seguenti, noi abbiamo non solo fatto quello che non abbiamo fatto il primo, ma abbiamo fatto uno sforzo enorme. Abbiamo raccolto domande a oggi per 11 milioni di prestazioni, uno sforzo che l'istituto di solito fa in 5-7 anni di ordinaria amministrazione. Questa volta lo stiamo facendo in un mese. È uno sforzo encomiabile come dire, per il quale l'istituto ha dato tutta la sua disponibilità, uno sforzo di grande generosità. Io lo vedo anche con i miei dipendenti, con i nostri funzionari che danno il cuore, visto che in questo periodo l'INPS è una delle poche amministrazioni che sta lavorando e sta Assolutamente. lavorando Presidente, veramente sodo. se mi permette, vorrei far vedere il volume di domande che ha messo a dura prova il sistema INPS. INPS è gestione aiuti Covid-19. Al 20 aprile l'INPS ha raccolto 5 milioni di domande per 9 milioni e mezzo di beneficiari. È un volume che, dicevo, ha messo a dura prova il sistema e, come ci diceva lei, siamo arrivati a 11 milioni. Prima di entrare nel merito delle domande che le voglio rivolgere, Presidente Tridico, voglio ricordare i numeri per entrare in contatto con Mimanda Rai 3, per rivolgere anche voi telespettatori domande, se volete, al Presidente dell'INPS. Il nostro canale WhatsApp lo vedete, 345 3131 994, c'è la mail mimandarai3@rai.it, c'è la nostra pagina Facebook di Mimanda Rai 3, dove potete interagire con la nostra redazione e commentare questa puntata in diretta. Veniamo alle risorse economiche erogate dall'INPS e cominciamo dalla cassa integrazione ordinaria. Guardiamo, al 23 aprile ne hanno beneficiato 4.750.000 lavoratori, di cui 1.350.000 anticipati dalle aziende con un conguaglio INPS, 3.400.000 con pagamento diretto dell'INPS. Dunque molto è stato già anticipato dalle aziende. Posso chiederle, Presidente Tridico, quanta liquidità è riuscita a erogare l'INPS solo per la cassa integrazione di aprile? Considerando entrambi i canali, cioè le anticipazioni aziendali e i pagamenti diretti, siamo intorno al 3 miliardi e mezzo. Ecco, 3 miliardi e mezzo. Il compito di anticipare. Oltre, ovviamente ai 3 miliardi di bonus Certo. 600 euro. Certo, d'ora in poi il compito di anticipare la cassa integrazione spetterà alle banche e abbiamo letto anche a Poste. L'INPS si dovrà far carico come dire, risarcire questi flussi di denaro. Ci spiega come, Presidente, esattamente, se non arrivano i soldi sul conto, che è la domanda che si fanno molti telespettatori, a chi dobbiamo rivolgerci? I soldi sul conto è impossibile che non arrivino, a meno che non ci sia uno sbaglio e i sbagli si possono correggere. Quindi le banche, le poste possono stare sicuri di essere risarciti. Funziona in questo modo. L'INPS non paga le banche, l'INPS restituisce, anzi, versa i soldi sul conto corrente del lavoratore. Da questo conto corrente le banche e le poste prelevano quanto gli hanno anticipato per via di un accordo che stanno stipulando in questi giorni. Cioè io vado in banca e firmo un accordo per cui dico sul mio conto corrente fra 2 settimane arriverà l'assegno dell'INPS. Intanto mi puoi anticipare 1.400 euro, così che appena arriva io ti autorizzo a prelevare i soldi che l'INPS mi dà. Quindi non è un flusso verso le banche che noi facciamo, ma è un flusso verso i cittadini, verso i lavoratori. Senta, per quanto riguarda invece la cassa integrazione in deroga, lei stesso ha ammesso che anche per i ritardi accumulati dalle regioni non riuscirete a rispettare i pagamenti entro il mese di aprile. Allora le chiedo, Presidente, quando arriveranno gli aiuti a tutti questi lavoratori? Guardi, è un flusso continuo. Noi abbiamo già iniziato a pagare alcune regioni più virtuose che hanno mandato i flussi a inizio di aprile. Anche queste regioni, tuttavia, non hanno completato i flussi perché la cassa integrazione si può chiedere fino a luglio, quindi è un flusso continuo. Noi stiamo pagando e pagheremo le prime mensilità delle casse integrazioni
alle regioni tra aprile e maggio, proprio per via di questi ritardi. Invece il nostro obiettivo sulla cassa in deroga è pagare entro 30 giorni, pagare entro questo mese di aprile per la cassa ordinaria. Per la deroga abbiamo dei flussi continui e spesso imparziali che dobbiamo gestire. Guardi, il problema è esattamente questo. Noi abbiamo utilizzato la cassa integrazione e la deroga, due strumenti del Novecento, due strumenti che nascono in base a crisi congiunturali del mercato in una crisi straordinaria. I bonus invece nascono oggi come innovazione rispetto agli strumenti precedenti e sono stati dati in 2 settimane attraverso procedure molto poderose, molto importanti e processi diretti. La cassa integrazione prevede invece 4 passaggi: la domanda delle aziende, l'autorizzazione dell'INPS, la trasmissione con le ore effettive di cassa integrazione da parte delle aziende di nuovo e il pagamento. Sono 4 passaggi. Invece il bonus prevede la domanda e il pagamento. Vede, anche questo è per questo noi abbiamo già pagato i bonus e la cassa integrazione no. Ma la cassa integrazione è uno strumento a cui è molto affezionato il sindacato, così come la deroga, è uno strumento a cui è molto affezionato le regioni. Sono strumenti tipici del nostro ordinamento, hanno questa struttura e questo funzionamento, un flusso continuo, una procedura, se vuole, macchinosa, sebbene molto semplificata, perché l'istituto, insieme al Ministero del Lavoro, considerando l'emergenza, ha innovato, come il Sole 24 Ore ha più volte scritto sulle sue pagine da esperto, ha innovato molte procedure, semplificando il modello 163, ad esempio, non prevedendo l'accordo sindacale, non prevedendo la relazione tecnica da parte delle imprese. Insomma, ci sono dei documenti che l'istituto ha semplificato e anche per questo noi stiamo pagando in 30 giorni. Ordinariamente la cassa integrazione si paga in 2 o 3 mesi. Ecco, ma Presidente, mi rendo conto che ovviamente il volume delle domande è altissimo e che le procedure sono complesse, però ci sono persone che non ce la fanno ad arrivare a mettere un piatto a tavola. Quello che le chiedo, diciamo da esperto, non c'era un modo per semplificare tutto questo, vista la straordinarietà dell'emergenza che stiamo vivendo? Certo, e in effetti, guardi, le assicuro, noi oggi abbiamo un sistema di welfare abbastanza completo e lo stiamo vedendo anche grazie al reddito di cittadinanza che ha visto aumentare di quasi circa il 10%, il 9,8% le sue domande. Quindi quella parte lì della società che oggi non ce la fa, che non aveva nemmeno risparmi, che non ha nulla, è coperta dal reddito di cittadinanza. La parte invece della società che non ha un flusso di reddito è coperta dal bonus e attraverso le anticipazioni bancario oppure delle aziende, anche i lavoratori dipendenti in cassa integrazione sono stati anticipati. Rimangono sempre purtroppo delle fasce non ancora coperte. Il governo sta pensando al REM e noi stiamo facendo veramente di tutto per arrivare a chiunque oggi non possieda un flusso di reddito corrente. Però le faccio riflettere sulla bontà del sistema di welfare italiano che ha completato, grazie al reddito di cittadinanza, quella fascia di persone che oggi sarebbe stato veramente in uno stato di grande disagio. Di grande disagio. Non so se Gianni Trovati vuole fare una domanda al presidente Tridico, se no continuo io. Gianni. Sì, allora, buongiorno Presidente. Quello che abbiamo visto in questi giorni è solo l'anticipo, di un impegno che dovrà essere più strutturale perché ovviamente, per esempio, il decreto in arrivo dovrebbe, rinnovare per almeno 2 mesi, tutti gli strumenti di integrazione del reddito e di, sostegno alle famiglie. Ma poi, finiti questi 2 mesi, come dire, ci sarà una fase di ritorno alla normalità che durerà parecchi anni. Come pensate di strutturarvi e quali strumenti nuovi, pensate di mettere in campo dopo, diciamo, alla corsa delle prime settimane deve seguire la maratona, dei prossimi mesi. Come vi state organizzando? Grazie di questa domanda, dottor Trovati, che la trovo molto interessante e mi dà la possibilità di spiegare. Noi, anche rispetto alla difficoltà che abbiamo avuto il 1° di aprile, è nata perché abbiamo dovuto mettere procedure in piedi nuove che non c'erano. Oggi, nel rinnovo di questi bonus, procedure che di solito vengono testate nell'arco di 2 mesi per un grado di robustezza, noi l'abbiamo fatto in 2 settimane e poi abbiamo dato 2 settimane di tempo, il 15 aprile abbiamo pagato. Ora, c'è un elemento che ci tranquillizza in qualche modo, cioè il fatto che le procedure sono state messe in piedi, i bonus sono gli stessi, quindi noi ripetiamo il pagamento per quanto riguarda i bonus. Per quanto riguarda la cassa integrazione, che ha
ci volerà per i prossimi mesi, questo è uno strumento ordinario che a regime funziona molto bene e noi per questo strumento stiamo semplificando ulteriormente con accordi sia con interlocuzioni con i consulenti del lavoro, con accordi con le banche. Nei prossimi mesi avremo uno scivolo, quindi nella gestione ordinaria avremo una tranquillità in più perché è una procedura consolidata. La procedura nuova che verrà sarà probabilmente quella del REM, ma anche qui noi abbiamo l'esperienza del reddito di cittadinanza, che è un'esperienza molto simile a questa del REM, e quindi contiamo di poterla gestire in modo ordinato. Il problema, dottor Trovati, sono sempre i tempi, cioè gestire 11 milioni di prestazioni in un mese. È una cosa molto, molto, molto difficile. Questo è il punto. Siccome noi non siamo una banca, siamo un istituto di previdenza sociale che dà prestazioni sulla base di diritti soggettivi, cioè verificate attraverso la legge. Quando alcuni polemicamente criticano la burocrazia tutela le leggi, certamente semplificata, come stiamo facendo. Io non sono un burocrate, insegno all'università, insegno ai miei studenti l'importanza di una burocrazia snella ed efficiente, ma la burocrazia, che vuol dire poi nella pratica procedure informatiche tradotte per verificare i diritti soggettivi, che l'istituto sulla base di questi, per cui l'istituto dà sulla base di questi diritti soggettivi prestazioni. Se fossimo invece una banca, daremmo soldi così, a chi vediamo per strada. Non siamo una banca, siamo un istituto di previdenza sociale che dà prestazioni sulla base di diritti soggettivi stabiliti dalla legge e verificati da procedure amministrative, cioè la burocrazia che tanto spaventa, in realtà è una protezione. Mi faccia dire una cosa: noi stiamo ricevendo purtroppo anche in questo periodo, perché conosciamo il nostro paese, tante truffe, tante frodi, o meglio, tanti tentativi di truffa. Non a caso abbiamo creato un antifrode all'interno della nostra struttura nuova a gennaio con la riorganizzazione, proprio perché Anche in questa occasione, Presidente, tentativi di truffa, cioè anche in occasione della richiesta dei bonus. Ma certo che li abbiamo. Mica li abbiamo soltanto per il reddito di cittadinanza, come molti giornalisti hanno sempre scritto. Li abbiamo per tutto. Dalla prestazione, come il Sole 24 Ore sa, e in effetti non polemizza mai su queste cose, dalla invalidità civile fino alle prestazioni Covid, noi abbiamo tentativi di truffa. Bene, allora andiamo un attimo intanto stanno arrivando, Presidente Tridico, glielo dico, tantissime domande da casa, tantissime considerazioni. Vuoi leggerne qualcuna, Doriana? Sì, allora ci sono delle persone che ad oggi non hanno ricevuto il bonus e non hanno neanche notizie sull'accoglimento o meno della domanda. Per esempio Armando ci scrive che ha inoltrato la domanda il 2 aprile, ma ad oggi niente. È un parrucchiere che ha chiuso 2 mesi fa e che riaprirà a giugno, quindi ha bisogno di quei soldi. E poi c'è anche chi è preoccupato perché ha presentato la domanda per il bonus, ma ad oggi trova sulla schermata una scritta attesa di risposta, di esito. Ha provato a chiamare questo telespettatore il call center, ma ad oggi non hanno saputo dare una Ecco, risposta. Presidente, perché succedono queste cose secondo lei? Perché non arrivano il bonus? Non arriva il bonus? Sono errori del sistema? Grazie di questa occasione, così facciamo anche un po' di informazione pubblica. Bravo. Informazione che stiamo cercando di fare con i comunicati e sul nostro sito. Noi abbiamo pagato quasi 3 milioni e mezzo di bonus. È rimasto in stand-by 1 milione di bonus. Per quale motivo? Uno, per circa 250 mila utenti l'IBAN è sbagliato. Quindi la prima cosa che suggerirei al nostro utente che ci ha scritto quella cosa lì, di verificare, oggi c'è la procedura, andare sul sito, verificare che no, non abbia sbagliato l'IBAN. Poi, rimanendo sempre in ambito di frodi, molto spesso quello che noi verifichiamo è la mancata corrispondenza tra il codice fiscale e l'IBAN della persona. Facciamo una Sì. condivisione del database con l'ABI, con le banche, e se non riscontriamo una corrispondenza tra l'IBAN e il codice fiscale, noi non possiamo pagare, altrimenti sarebbe una prestazione in debita. Ecco, questo è E molto interessante, spesso. Presidente. Cioè, se non c'è un match, cioè se non corrisponde il codice fiscale con l'IBAN, sostanzialmente il Noi non bonus non possiamo parte. pagare. Non po- non L'IBAN potete è pagare. scritto chiaramente nella nostra circolare, nella nostra procedura. Quindi, se io ho messo ad esempio l'IBAN di mia moglie e non sono intestatario di questo IBAN, è meglio, anzi, ho l'opportunità oggi di correggerla. Quindi, la verifica dell'IBAN è una
prima necessaria verifica da fare, e un'altra categoria, un'altra tipologia di sbagli risiede nel fatto che molto spesso, per altri circa 200.000 casi, l'utente ha dichiarato di essere un co-co-co, un professionista, invece un commerciante artigiano. Noi questi casi non li abbiamo rifiutati ancora, perché è vero che non risulta nei nostri archivi come co-co-co, ma è co un artigiano o un commerciante. Anche qui l'utente può verificare se si è collocato nella categoria giusta, e se l'ha sbagliato può rifare la domanda, la precedente viene annullata, può rifare la domanda come commerciante o artigiano. Il parrucchiere ha un pubblico esercizio, è un commerciante, è iscritto sicuramente nelle nostre liste di commercianti. Se ha fatto, come molti purtroppo per 200.000 casi, una domanda come partita IVA, co-co-co, ecco, questo non corrisponde ai nostri archivi e noi abbiamo messo la procedura in stand-by. Stiamo cercando questi casi di lavorarli uno per uno, mentre i 3 milioni e mezzo li abbiamo trattati, come dire, automaticamente, in modo Diventa automatizzato. complicato. Sono 1 milione di casi che vengono trattati uno per uno, però l'utente può già rendersi conto dei propri sbagli. Poi purtroppo ci sono circa 400.000 casi a cui noi non abbiamo dato risposta ancora negativa, ma lo faremo nei prossimi giorni, che hanno incompatibilità con pensioni o con reddito di cittadinanza. Cioè non hanno i requisiti necessari, giusto, Non hanno Presidente? i requisiti necessari, anche questo c'è. E poi c'è una parte, di nuovo, mi scuso per ripetere quello che ho No, detto prima, si figuri. piccola, che è di sbagli tra virgolette, diciamo così, di verifiche no che noi stiamo facendo verifiche che noi stiamo facendo sugli IBAN. Molto spesso gli IBAN non sono solo sbagliati, ma sono sospetti. E noi quei casi. Allora, Presidente, se mi consente, intanto faccio vedere questo cartello sul bonus 600 euro di aprile per autonomi, partite IVA e lavoratori stagionali del turismo e dello spettacolo. Le domande pervenute all'INPS 4 milioni e 400 mila persone che hanno ricevuto 600 euro, 3 milioni e mezzo secondo i nostri dati. Le domande in istruttoria 900 mila di cui non hanno i requisiti sono 400 mila. Presidente, è arrivato un videomessaggio, glielo faccio sentire così poi rispondiamo insieme a questa telespettatrice. Io sono un possessore di partita IVA, insieme a mia sorella gestisco una piccola società. In tempi utili, il 1 di aprile, abbiamo inoltrato la richiesta per il bonus di 600 euro, che prontamente a me è stato erogato il 15 di aprile. Ma ad oggi, nonostante la richiesta risulti accolta sul sito INPS, mia sorella non è riuscita ad avere un centesimo. Possiamo ancora contare su quei soldi o possiamo rassegnarci all'idea che non li vedremo mai? Il mio secondo quesito riguarda i prestiti. Io vorrei sapere le tempistiche di erogazione di questi prestiti, cioè alla ripartenza riusciremo a contare su questi aiuti economici o ci ritroveremo a dover elemosinare credito dai nostri fornitori? Allora, Presidente, qui i requisiti ci sono tutti. La signora però non ha ricevuto un centesimo. Gli aiuti rischiano di arrivare troppo tardi. Nel caso della signora, mi sembra di aver capito che lei ha ricevuto, la sorella no. Allora, anche qui può darsi che la sorella, se non ha quelle incompatibilità, quindi pensioni oppure reddito di cittadinanza oppure assegno ordinario di invalidità, può darsi che sia in uno dei casi di cui abbiamo detto prima, di quel milione circa, cioè di sbagli di IBAN o di IBAN da verificare. E quindi invito la signora a probabilmente correggere, oppure a vedere se ha inserito bene la categoria di appartenenza, commerciante, artigiano oppure partita IVA, ed è sempre uno degli sbagli sempre ricorrenti. Se ha diritto, riceverà i soldi senza ombra di dubbio. Benissimo. Rispetto alla liquidità, non è qualcosa che sta gestendo l'istituto, come sappiamo, i prestiti bancari, quindi non posso Certo. effettivamente rispondere. Senta, Presidente, conferma l'intenzione di arrivare a quota 800 euro per il bonus del prossimo mese? Non è una decisione dell'istituto, Ah, ovviamente, è certo. una decisione del governo. So che se ne sta parlando, quindi è una delle ipotesi, diciamo così, è una delle ipotesi. In caso bisognerà riformulare la domanda sul sito dell'INPS? Ecco, questa è una buona domanda. In effetti noi stiamo facendo di tutto, anzi,
Rassicuro, coloro che hanno già avuto il bonus 600 euro, noi non faremo ripresentare la domanda, a meno che appunto non ci siano stati sbagli, eccetera. Quindi coloro che hanno già avuto gli 800 euro, noi accrediteremo nel mese, appena andrà in vigore il decreto, accrediteremo di nuovo i 600 euro. Allora, le faccio vedere anche dei messaggi che stanno arrivando sul nostro canale WhatsApp. Se si percepisce una pensione di invalidità, non si ha diritto ai 600 euro di bonus. Perché, Presidente? Su questo la legge è molto chiara. Noi trattiamo due tipi di prestazioni. Le prestazioni assistenziali, tipo il reddito di cittadinanza e la pensione di invalidità, quella di 280 euro per capirci, e poi ci sono invece gli assegni ordinari di invalidità. Ora, la legge stabilisce che per motivi stabilisce una incompatibilità tra il bonus e tutto ciò che è prestazione previdenziale, pensionistica. La pensione di invalidità a cui ci si riferisce in questa domanda è una pensione a tutti gli effetti, un trattamento previdenziale, e quindi è esclusa. È incompatibile con il bonus. Invece, nel caso si tratti di cecità, di sordità, invalidità civile, c'è stata un chiarimento da parte dell'istituto, per cui oggi anche rispetto a questo abbiamo chiarito a delle domande che erano pervenute all'istituto attraverso le associazioni di disabili, la FISH, la FAND, oppure anche a dubbi che i patronati avevano sollevato. È la legge che lo stabilisce, non è l'istituto. Altra domanda, sono un regista, lo scorso anno ho lavorato poco, mi hanno negato il bonus da 600 euro perché non ho i contributi EMPALS sufficienti nel 2019. Possibile? E che cosa mi spetta? Presidente, vuole rispondere lei? Sì, anche qui siamo davanti a casi effettivamente di reiezioni forti, diciamo così. Se l'iscritto a EMPALS, quindi allo spettacolo, non ha almeno 30 giornate lavorative nell'anno precedente, non ha diritto al bonus 600 euro. Cosa mi spetta? Io penso che se si tratta appunto di individui incapienti, di individui come dire sotto la soglia di 9.360, possono fare domanda di reddito di cittadinanza. E poi c'è il reddito di emergenza che è in arrivo o in arrivo nel prossimo decreto. Mi consenta anche, c'è un altro sistema che potrebbe essere, sì. Che potrebbe raccogliere questi cittadini che non hanno i requisiti per tutti i bonus, è dell'articolo 44 cosiddetto, il reddito di ultima istanza, già previsto dal decreto 4 del 2020, già previsto dal decreto 18 del 2020, tuttavia non è ancora in vigore perché manca, è un decreto ministeriale, un decreto interministeriale, certo. E non è ancora in vigore. Ma per queste persone, cioè per tutti coloro che non rientrano nei precedenti bonus, è previsto un reddito di ultima istanza. Allora, c'era anche Monica Cirillo, il nostro avvocato dell'ADUSBEF, e voleva fare una domanda al presidente Tridico. Monica. No, volevo chiederle, il Presidente ci ha spiegato che se io indico il l'IBAN di mia moglie, ovviamente la prestazione non mi sarà erogata, ma in Italia abbiamo tantissime persone che purtroppo hanno subito dei protesti e quindi non hanno conti correnti. Queste persone che cosa possono fare per ottenere l'erogazione del bonus? Semplicemente all'atto della domanda devono segnare la possibilità di avere un assegno domiciliare, quindi in banca o in posta. Possiamo pagare in contanti e non necessariamente su IBAN. L'IBAN soltanto se scelto dall'individuo deve essere personale. Se l'individuo non ha l'IBAN deve mettere, lo paghiamo in conto corrente sulla posta o assegnazione domiciliare. Allora, tra bonus babysitting, Presidente Tridico, e i congedi Covid, avete ricevuto poi altre 300.000 richieste. Ce la farete a pagare tutto entro aprile? No, questi sono stati già in gran parte pagati. Okay. Abbiamo circa 250.000, vado a memoria, sì. Quindi al prossimo, circa 250.000
congedi straordinari pagati secondo lo schema del conguaglio già oltre il 93%, e poi ci sono circa 78.000 domande che funzionano attraverso il cosiddetto libretto di famiglia. Anche questa è un'innovazione che riprende uno schema che noi avevamo già in istituto, cioè la famiglia si registra se ha le condizioni, riceve l'accredito direttamente dall'istituto in un borsellino virtuale, in una specie di banca dell'istituto, che però è di proprietà della famiglia, se ha i requisiti, e da questo borsellino la famiglia cosa fa? Semplicemente mette il codice fiscale della babysitter che vuole assumere e i soldi poi in tasca effettivamente vanno alla babysitter. Chiaro. Le voglio far vedere questo titolo dal Fatto Quotidiano, Presidente. Coronavirus, studio dell'INPS: nelle province con più occupati nei settori essenziali c'è stato ogni giorno un 25% di contagi in più. Cioè, dove si è continuato a lavorare si è registrato un aumento del 25% dei contagi. Sono dei dati che ci devono far riflettere? Effettivamente sì, diciamo così, questi dati erano, o comunque queste correlazioni erano già state abbastanza intuitivamente ipotizzate. Quello che noi abbiamo fatto in questo studio è avere una correlazione robusta, quindi una verifica di ipotesi secondo i nostri dati molto robusta che ci conferma quella ipotesi, dove c'era conglomerazione maggiore di attività produttive e soprattutto non chiuse, in quel caso abbiamo registrato il 25% di più di contagi. Allora, Presidente, ovviamente noi siamo un programma di servizio pubblico, quindi ovviamente il fatto che la ospitiamo oggi ha generato una quantità di domande incredibili, e di questo sono contento perché evidentemente c'è voglia di capire e di conoscere, e quindi la ringrazio per la sua voglia di spiegare ai telespettatori bene quali sono i particolari di questi bonus, di questi aiuti. Doriana, sentiamo se ci sono altre domande su Sì, questo. ce ne sono tantissime, come hai detto. Una di queste è: se il bonus non viene erogato, si può fare domanda per le mensilità successive, quindi da 800 euro basterà davvero un clic, oppure bisognerà fare ricorso? Questo nel caso in cui il bonus non sia stato erogato. Presidente. Innanzitutto bisogna aspettare, noi lo faremo prima che esca il nuovo decreto, la risposta definitiva, cioè se è stato rigettato oppure no. Se è stato rigettato, certamente l'individuo può sempre rifare domanda, se ha variato le condizioni potrà avere appunto a condizioni variate di nuovo il bonus. Ma ripeto, il motivo per cui questo milione è fermo, noi lo stiamo cercando di spiegare in tutti i modi, è dovuto sostanzialmente non a una mancanza dell'istituto, è dovuto al fatto che gli IBAN sono sbagliati, le categorie sono sbagliate, i requisiti mancano e quindi non ci sono pratiche in cui noi abbiamo dei, diciamo così, delle mancanze. Abbiamo sostanzialmente un'attesa dovuta nei primi due casi al fatto che gli utenti possono correggere. Nel terzo caso, dei requisiti mancanti, lì purtroppo dovremmo soltanto fare una reiezione e la faremo prima che esca il decreto nuovo. Nel prossimo decreto ci dovrebbe essere anche, lo ha accennato prima, il reddito di emergenza per le fasce più fragili, Presidente, disoccupati, lavoratori in nero, si stima almeno 1 milione di persone. I tempi, secondo lei, dell'erogazione di questi fondi, quali potrebbero essere? 1 milione di nuclei, scusi se la correggo, che Un milione corrisponderà un di nuclei. po' di più di persone. E, i tempi anche qui, questa è una procedura nuova che richiede appunto una domanda nuova e un'elaborazione nuova. Quindi il mese di maggio purtroppo passerà, nel senso che noi non prima della fine di maggio riusciremo a. Poi ovviamente dipende quando va in vigore il decreto, ma avremo bisogno di 30 giorni almeno per preparare il tutto. 30 giorni per preparare tutto. Un'ultima domanda, poi liberiamo il presidente dell'INPS. Doriana. Sì, un'altra domanda. Se il cittadino ha verificato tutto e sulla richiesta c'è scritto accolta, ma i soldi non sono arrivati, cosa significa? Cosa bisogna fare? Bisogna fare ricorso o aspettare? No, no. Se accolta vuol dire che se effettivamente c'è un problema di bancabilità, cioè mancano i giorni lavorativi necessari per essere accreditati sul conto, quindi saranno accreditati a breve. Allora, Presidente, intanto io la ringrazio di essere stato qui ospite da noi a Mi Manda Rai 3. È anche bello, penso che lei sia soddisfatto anche del contatto con il pubblico, fare un po' di sportello, dare delle risposte anche per
penso, gratificante per uno come lei. Guardi, che, insomma... lo faccio, se mi permette, lo faccio quotidianamente rispondendo la notte a centinaia di mail che ricevo. Le voglio dire una cosa, noi siamo l'Istituto di Protezione Sociale, siamo effettivamente in questi giorni in prima linea. Oggi, ad esempio, io sono in un'altra sede perché la sede principale è in disinfestazione per caso positivo e noi abbiamo avuto tanti casi positivi. Abbiamo avuto 3 morti tra i nostri dipendenti, a cui va tutta la mia solidarietà, il mio cordoglio, il cordoglio alle famiglie colpite, proprio perché il nostro istituto in questo periodo, tra l'altro trattato anche in malo modo da una polemica a volte sterile di una cattiva stampa o di altro, non ci rendiamo conto del grande lavoro che l'istituto ha fatto e del grande lavoro che ancora farà a protezione del sociale del paese in un momento drammatico. E non lo fa per far piacere a qualche politico o qualcun altro, lo fa perché ha visto le domande, lo fa perché deve dare una risposta al paese, lo facciamo perché siamo investiti dall'articolo 3 della Costituzione che ci dice che dobbiamo rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono le pari opportunità tra le persone. Presidente, spero che prossimamente voglia tornare naturalmente a rispondere, oltre che la notte, anche la mattina, qui a Mi Manderai 3, ai suoi telespettatori. Grazie intanto di essere stato nostro ospite. Grazie mille.